Io ho il compito di relazionarvi sulle reti d'impresa. Quando abbiamo scelto questo titolo e questa relazione per l'evento, come PGMB, che è la società di consulenza a cui appartengo, mi sono reso conto che in realtà c'era già sul mercato una pletora di convegnistica sulle reti d'impresa, che sono, come voi sapete, ormai uno strumento che è ampiamente sponsorizzato da tutte le associazioni industriali, da Confindustria in su in giù. E quindi quello che io ho voluto fare con questo intervento è parlare delle reti d'impresa con un taglio un pochino, se vogliamo, non tanto critico, ma di riflessione, perché lo strumento delle reti d'impresa è sicuramente uno strumento molto importante, molto interessante, quindi ovviamente io condivido questo approccio, però ho voluto, come dire, testare sul campo quanto effettivamente da circa 2 anni a questa parte, come sapete, la legge risale ormai al 2010, quindi ci sono almeno un paio d'anni di applicazione pratica di questo contratto di rete, ho voluto verificare personalmente sul campo quanto fosse il livello di implementazione effettivo del contratto di rete a livello italiano. E sono andato personalmente a intervistare anche il presidente della prima rete che è nata in Italia, che è una rete che si chiama Raisebo, nel settore automotive a Bologna. Quindi ho fatto una chiacchierata di quasi mezza giornata con il presidente della rete. Vi dico questo perché quello che io cercherò, i messaggi che cercherò di trasmettere con questa relazione non sono solo quelli di inquadrare il contratto di rete dal punto di vista giuridico e darvi degli spunti su come effettivamente il contratto di rete può essere un vantaggio, una leva per il business e per la finanza agevolata o per l'accesso al credito. Ma vorrei darvi anche degli strumenti pratici su come effettivamente nella pratica affrontare dei problemi che le prime reti che sono nate in Italia hanno dovuto affrontare e quindi anche dei consigli molto pratici, perché il taglio che vogliamo dare anche come solito di consulenza è l'approccio molto pratico. Sarà per la mia esperienza pregressa di quasi 16 anni di azienda, io adesso dall'altra parte come consulente privilegio questo tipo di approccio e la mia società vuole privilegiare questo tipo di approccio. Detto questo, vado subito al dunque. E necessariamente un inquadramento normativo lo devo fare, non posso dimenticarmi di fare l'avvocato. E quindi che cos'è il contratto di rete? Il contratto di rete è un contratto che sostanzialmente non è altro che uno strumento giuridico attraverso il quale si è disciplinato un modo di cooperare tra più imprenditori. Che cosa fanno le imprese di fatto? Le imprese si obbligano da una parte a individuare un programma comune della rete. Okay? Quindi è la cosa fondamentale che le due più imprese debbano individuare almeno un programma comune di rete. Dopodiché possono fare, cosa può servire il programma comune di rete? Può servire a fare fondamentalmente 3 cose. A collaborare, che è un termine molto generico, perché questo? Perché collaborare significa anche banalmente scambiarsi delle informazioni commerciali, scambiarsi know-how. Quindi veramente parliamo della collaborazione nel senso più lieve del termine, diciamo, superficiale, o viceversa, qui parliamo di cosiddette rete leggere, oppure a fare qualcosa di più sostanzioso, cioè scambiarsi informazioni o prestazioni addirittura, per cui addirittura le reti nella stessa filiera possono diventare fornitori l'uno dell'altro all'interno della stessa rete. E questa è una delle cose che si è verificato sul campo con le prime applicazioni del contratto di rete. E questo è sicuramente uno strumento fondamentale e formidabile da questo punto di vista. E poi addirittura nelle reti più strutturate, quello di esercitare in comune un'attività economica. Queste sono le tre, diciamo, i tre caposaldi dei motivi per i quali si fa rete. Qual è la finalità ultima? La finalità ultima è accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività. È evidente che in questo momento è fondamentale accrescere la capacità innovativa, quindi più, diciamo, più ci mettiamo in network, più ci mettiamo insieme, più è probabile che le famose idee di cui parlava prima il professor Cavalieri possano effettivamente trovare un'implementazione industriale, altrimenti rimarrebbero nell'empiro delle idee, appunto. E poi soprattutto aumentare la competitività, che in questo momento chiaramente è un fattore fondamentale della possibilità di stare sul mercato in questo momento. Ovviamente, se ci sono domande anche durante la mia presentazione, io invito, vorrei che la cosa fosse più interattiva possibile, per cui anche da questo punto di vista diciamo, stimolerei chi ha voglia di intervenire, di interrompermi in qualsiasi momento. Sì, infatti, esatto.
E perché il contratto di rete è uno strumento che sta tutto sommato, almeno nelle idee, prendendo molto piede? Perché sostanzialmente è uno strumento che consente alle aziende, in particolare agli imprenditori italiani, che come sapete sono generalmente per tradizione poco orientati a mettersi con altri imprenditori, quindi sono un po' individualisti, è uno strumento molto snello perché lascia l'imprenditore, diciamo, l'imprenditore libero di approcciare alla collaborazione con altre imprese in maniera molto, diciamo, progressiva. Quindi è una prima forma larvata di cooperazione, è una sorta, chiamiamoli, di fidanzamento che l'impresa fa con un'altra impresa in vista di un potenziale matrimonio. Noi fino ad oggi, dal punto di vista giuridico, avevamo il consorzio o altre forme, l'associazione temporanea di impresa o altre forme di, o addirittura la fusione, che sono chiaramente forme di cooperazione tra imprese che equivalgono a un matrimonio tra persone, cioè una volta che abbiamo consacrato in un sacramento la nostra partecipazione, abbiamo costituito una nuova società, è difficile tornare indietro perché ci sono dei costi, ci sono delle implicazioni, anche uscire da un consorzio piuttosto da una società, ecco, diventa complicato. Viceversa, per superare questa impasse, il legislatore ha pensato bene, chiaramente prendendo spunto anche da un fenomeno che in realtà è disciplinato, comincia a essere disciplinato anche a livello internazionale, ha pensato bene di individuare dei processi di step, e quel contratto di rete è uno di questi processi. Abbiamo detto c'è una resistenza di fondo a non lavorare in rete da parte dell'imprenditore italiano. Per superare questo, finalmente la legge prevede uno strumento molto snello che dà la possibilità all'imprenditore italiano di fidanzarsi con un'altra impresa, però avere sempre la possibilità di uscirne prima o poi dal fidanzamento. E, quindi, essendo una forma di aggregazione leggera, dovrebbe essere di rapida applicabilità, perché effettivamente poi vedremo che le fasi di costituzione della rete sono molto semplici, e dopodiché garantisce soprattutto l'autonomia giuridica e la soggettività degli imprenditori, perché qui non si tratta di costituire una nuova società con un nuovo soggetto giuridico, le imprese rimangono distinte, autonome e separate, e questa è la cosa importante, però collaborano in maniera istituzionale e sono riconosciute dal mercato come un soggetto che opera con più facce, ok? Andiamo in sintesi, ma questi sono proprio dei flash, e poi vi trovate nel dettaglio negli atti del convegno. Fondamentalmente, potenziali partecipanti. Chiaramente, si parla di rete, dobbiamo avere almeno due imprese, di qualsiasi tipo di imprese, quindi parliamo dell'impresa individuale, alle società, alle varie forme di società. Qui ci possono essere veramente tutte, ci si può sbizzarrire. Addirittura, ecco, la collaborazione tra un'impresa commerciale e l'università, anche quella può essere una rete, tanto per essere chiari. Finalità, l'abbiamo già detto ampiamente, l'oggetto fondamentale, programma comune, e che cosa si vuole fare con la rete, cioè cosa vogliamo fare, scambiarci informazioni commerciali, creare un marchio comune, internazionalizzare il nostro business, creare una centrale di acquisti congiunta, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Diciamo che da questo punto di vista, una volta che nel contratto si individua il programma comune, lo strumento è veramente snello e flessibile. L'importante è che lo regolamentiamo, diciamo cosa vogliamo fare. Gli strumenti, ecco, queste sono due cose fondamentali, importanti, perché sono in realtà degli elementi facoltativi del contratto di rete, che però vediamo che nella pratica, poi anche analizzando le reti che sono state fatte fino adesso, sono degli elementi fondamentali, che sono il fondo patrimoniale e il soggetto attuatore della rete. Poi ne parleremo magari più approfonditamente, qui faccio un flash. Il fondo patrimoniale, qual è la regola fondamentale? La regola base dice che il contratto di rete non ha bisogno di costituire un fondo della rete. Cioè non bisogna costituire, diciamo, un patrimonio destinato alla rete. Le imprese possono decidere tranquillamente di avere i propri patrimoni separati e gestire la rete in questa maniera. È ovvio che il fondo patrimoniale diventa però fondamentale e necessario se si vogliono conseguire una serie di attività. Chiaro che se io voglio fare un tipo di attività molto organizzata in cui la rete è forte, probabilmente avrò bisogno di creare una, così, passatemi il termine, una cassa comune, che non è altro che essere il fondo patrimoniale, e qui ho il vantaggio che questo fondo patrimoniale, se fatto con determinate caratteristiche, questo fondo patrimoniale diventa, ha le stesse regole del fondo consortile, per essere chiari, e una volta che ho costruito quel fondo posso in qualche maniera contingentare la responsabilità di tutto quello che è dentro il fondo, cioè tutto quello che conferisco nel fondo, si possono essere beni e denaro, può essere immobili, possono essere beni mobili, possono essere, diciamo, del know-how, quello che sia, o diciamo anche
proprietà intellettuale, se vogliamo, ecco, tutto quello che viene conferito nel fondo chiaramente diventa comproprietà di tutti, pro quota di tutte le società aderenti alla rete, con tutte le conseguenze anche dal punto di vista dei rapporti dei creditori, cioè i creditori, se io ho destinato a fondo patrimoniale determinato alla rete, destinato alla rete, non possono aggredire se io ho dei problemi i beni del fondo patrimoniale della rete, se io ho dei problemi come azienda singola ovviamente, e viceversa, quindi c'è un'autonomia patrimoniale del fondo rispetto al patrimonio delle singole aziende. L'organo soggetto attuatore della rete chi sarebbe? È ovvio che se noi pensiamo a un soggetto, abbiamo detto che non è un soggetto giuridico, però la domanda può sorgere spontanea, ci sarà qualcuno che segue, che deve dare attuazione a quello che la rete decide di fare? Ecco, in questo caso l'organo soggetto attuatore può essere o una persona fisica, cioè che addirittura siamo nell'ipotesi in cui addirittura posso scegliere una persona fisica, posso mettere a capo della rete e posso dirgli a questa persona di sovrintendere a tutte le attività di implementazione della rete, cioè un po' il coordinatore della rete. Oppure, cosa che più sta succedendo, posso scegliere un'azienda che fa parte della rete, la posso, diciamo, nominare capogruppo, cioè colui che fa da organo attuatore della rete, e lo farà attraverso un mandato con o senza rappresentanza, che è un po' la stessa cosa che succede nelle associazioni temporanee di impresa negli appalti. Se siete pratici un pochino degli appalti pubblici, sapete che di solito le imprese che partecipano in ATI o in RTI conferiscono un mandato alla capogruppo, che poi è l'azienda che, diciamo, mette la faccia, è l'interfaccia del committente pubblico in questo caso. Ecco, in questo caso il soggetto attuatore è l'interfaccia del mercato, in questo caso della rete. Contenuti del contratto, qui ci sono una serie di contenuti, non voglio entrare nel dettaglio, questo è molto, diciamo, molto tecnico, ma sono i contenuti minimi che la legge prevede che debba contenere il contratto di rete, quindi questa è una technicality giuridica, non voglio perdere, diciamo, non mi voglio soffermare su questo. Dal punto di vista procedurale, un accenno finale, quindi per fare una rete cosa serve? Serve almeno due imprenditori che abbiano voglia di fare un programma comune di rete, individuare un programma comune di rete, devono fare una governance di rete, cioè devono individuare chi è il soggetto che attuerà le decisioni della rete, se vogliono possono creare un fondo destinato alla rete che sarà separato rispetto ai fondi dei singoli aderenti alla rete, dopodiché vanno da un notaio, fanno una scrittura privata, un atto pubblico, e una volta che questo atto pubblico sarà registrato alla Camera di Commercio, per cui ogni impresa in rete risulterà nella Camera di Commercio in rete con un'altra impresa, la rete a tutti gli effetti è efficace. Questi sono gli step per costituire una rete. Ovviamente vedete bene che sono molto più semplici rispetto a costituire un consorzio, a costituire anche un ATI, un appalto, addirittura a fare una fusione tra aziende, a costituire un soggetto giuridico nuovo. Cioè, è chiaro che è molto più snello, molto meno costoso e molto più semplice anche da gestire. Ovviamente poi ci sono anche i lati, come dire, io voglio, diciamo che ovviamente io ho posto in dubbio alcune cose poi della rete nella pratica, e poi vedremo dalle slide successive quello che sono riuscito a capire dalla mia intervista anche con la prima rete nata in Italia. Questi sono fondamentalmente un altro argomento importante che voglio, su questa slide, quello che voglio segnalare è la durata. Per quanto riguarda la durata del contratto di rete, qui si può decidere, in realtà la legge non stabilisce una durata minima, però è evidente che deve esserci una durata tale da dire che c'è un programma di rete, quindi è evidente che, diciamo, io non immagino una rete che possa essere inferiore a un anno di vita. Ecco, come durata minima di un contratto. Poi c'è un limite, anche se qualcuno sostiene che in realtà si può fare una rete anche per un singolo affare, a condizione che esistono tutta una serie di condizioni, però adesso non mi voglio tediare con queste tecnicali, diciamo che la durata deve essere tale per dire che effettivamente il contratto di rete ha un programma comune, che quindi ci sia l'obiettivo dell'innovazione. Dopodiché addirittura ci può essere poi ci sono alcuni contratti di rete che sono addirittura a tempo indeterminato, per esempio questa Racebo, Rarisbo, è nata come contratto di 3 anni leggermente, adesso è stata stesa a tempo indeterminato, per cui questo poi è una cosa abbastanza flessibile, fermi una serie di limiti dal punto di vista di antitrust, ma questo soprattutto se si mettono insieme società competitor, tra virgolette. Ovviamente c'è anche la possibilità di creare una rete aperta, per cui nel contratto di rete si può prevedere la possibilità di aderire alla rete da parte di altri soggetti, attraverso tutta una serie di regole che i fondatori della rete si danno, okay, per far entrare o per far uscire soggetti dalla rete, e ci sono chiaramente le cause di recesso, quelle cause di recesso che dovrebbero rendere lo strumento molto più flessibile rispetto ad altri strumenti, perché evidentemente essendo un contratto
con delle clausole io posso stabilire quali sono le cause che mi consentono a me, azienda aderente alla rete, di uscire dalla rete. Il che potrebbe anche essere collegato a un mio inadempimento, cioè se io mi obbligo verso la rete a fare determinate attività e non le faccio, le altre società tra virgolette possono chiedere la mia esclusione. Come viceversa, se io a un certo punto non intendo più stare nella rete, se chiaramente questo è disciplinato in maniera adeguata dal contratto, potrò esercitare la mia facoltà di recesso dal contratto di rete. Soggetto responsabile, abbiamo già detto che può essere un soggetto esterno, una società o un professionista oppure un organo interno. Potere decisionale, procedure decisionali, abbiamo detto è sostanzialmente la governance, cioè decidere come regolamentiamo, cosa fa la rete, su cosa deve investire la rete, su che budget deve avere la rete per funzionare e quant'altro. Un po' quello che succede nelle società con l'assemblea o che consiglio di amministrazione, insomma, ecco questo per farvi capire. Queste sono le fasi, in sintesi ho provato a sintetizzare molto velocemente le fasi necessarie per costituire una rete. Innanzitutto analisi della competitività aziendale e dei fattori che la possono migliorare, cioè primo diciamo autoanalisi che deve fare l'azienda è io sono è farsi questa domanda: sono competitivo sì o no? Se non lo sono posso esserlo con più competitivo se mi metto in collaborazione con altre aziende? Questa prima domanda da fare. Seconda domanda: mi rispondo sì, probabilmente se mi metto con altri forse sono più competitivo. Allora benissimo, devo attivare dei contatti con altre aziende interessate alla costituzione della rete, e in questo senso un grande volano è costituito dalle associazioni industriali, per cui devo dire che anche lo stesso rappresentante della rete che vi citavo prima mi ha confermato che l'idea di costituirsi in rete e diciamo con il volano, diciamo, con l'input più forte, la facilitazione più forte è venuta proprio dall'associazione industriale, in questo caso di Bologna, che ha in qualche maniera creato il legame tra quell'imprenditore che evidentemente voleva fare rete con qualcuno e l'ha messo in contatto con altre aziende che potevano essere fare al caso. Ok? Quindi ruolo fondamentale in questa fase 2 anche delle associazioni industriali. Fase 3, individuazione dei fattori di miglioramento potenzialmente per tutte le aziende aderenti alla rete, ok? Quindi cercate di capire bene, allora ho capito che cosa, se vado con altri posso essere competitivo, ho trovato chi sono gli altri, vediamo quali sono il programma comune che posso fare con questi altri per effettivamente fare il programma comune di rete. Fase 4, definire gli obiettivi comuni alle imprese interessate alla rete. Quindi definisco un piano di obiettivi. Qual è l'obiettivo finale? Voglio internazionalizzarmi, voglio andare su un mercato che ad oggi non sono in grado di andare, voglio migliorare la mia potere contrattuale nei confronti dei fornitori, voglio creare un marchio comune per aggredire meglio, per diciamo, contraddistinguere meglio sul mercato. Ecco, questi sono tre esempi al volo. Fase 5, descrizione delle attività che la rete dovrebbe svolgere. Quindi devo descrivere in maniera molto più puntuale possibile le attività che la rete vuole fare. Fase 6, fare il programma di rete, che a questo punto viene facile, perché una volta che ho fatto tutte le fasi dovrebbe essere semplice. Sicuramente il contratto di rete devo solo stare attento a seguire le regole che la legge mi dice che devo fare. Fase 7, mi devo rivolgere a qualcuno che mi aiuta a redigere un contratto di rete e quindi anche a scegliere che mi posso suggerire le scelte di governance della rete, quali modalità migliori per gestire la rete. Fase 8 è approvazione della partecipazione alla rete da parte di ciascun partecipante, perché a quel punto io devo formalizzare, quindi ciascun partecipante deve decidere bene sì, aderisco a questo matrimonio, voglio entrare in rete, dico sì al fidanzamento. Fase finale, firma del contratto. Fase 10, iscrizione del contratto nel registro di imprese. Fatte le 10 passi, diciamo, sono fidanzato con qualcun altro in questa fase. Vediamo quali possono essere, diciamo, le motivazioni che possono spingere delle aziende a entrare in rete. Io qui ve ne ho indicate in queste due slide alcune che sono quelle più ricorrenti, guardando anche un po' l'analisi di quelle che fino adesso sono state costituite. Innanzitutto, uno degli elementi fondamentali è il completamento e la semplificazione della filiera. Ecco, io per esempio sono un imprenditore che ho un servizio o un prodotto, mi rendo conto che per essere più competitivo, se io affiancassi al mio prodotto e servizio il prodotto e il servizio di un altro imprenditore che magari sta nella filiera o a monte o a valle della filiera produttiva, distributiva, uno dei motivi è completo
il prodotto o il servizio, cioè crea un pacchetto comune da offrire sul mercato e quindi crea una rete per offrire sul mercato un pacchetto completo. Pacchetto più prodotto più servizio, prodotto più servizio, insomma ecco, posso fare varie gamme di complementarietà, diciamo, dell'offerta. Secondo argomento, abbiamo già detto, internazionalizzazione. Vorrei tanto internazionalizzarmi, cioè affrontare mercati emergenti, mercati più meno maturi, diciamo, del mercato europeo. Non ho la forza né contrattuale né finanziaria per poterci andare, né probabilmente il know-how. Mi metto in rete con qualche altra azienda che magari quel mercato già lo conosce perché c'è già per altre linee di business, oppure ha una capacità finanziaria che sommata alla mia mi consente di investire e creare magari delle attività di marketing su quel mercato, o semplicemente mi consente di diciamo, creare un nocciolo duro, una massa critica per andare su quel mercato. Quindi internazionalizzazione, di cui tanto si parla in questo momento. Innovazione. Nuovi processi produttivi, nuovi prodotti. Mi viene appunto un'idea, non ho né non so dove sbattere la testa per industrializzare la mia idea. Posso collegarmi a qualche altra rete per appunto ingegnerizzare in primo momento, industrializzare l'idea, per esempio, il know-how, il processo produttivo, un nuovo prodotto. Ecco, questo è la rete, è sicuramente un strumento da questo punto di vista calzante. Centrali di acquisti, l'abbiamo già detto, questo è tutto sommato forse l'strumento di rete, se vogliamo, più semplice, che molte aziende private fanno probabilmente nemmeno rendendosi conto, cioè senza nemmeno strutturarsi. Centrali di acquisti, semplicemente voglio, diciamo, in qualche maniera abbassare i miei costi nei rapporti con i fornitori, soprattutto con i grandi fornitori. È ovvio che se mi presento sempre come singola impresa probabilmente ho una massa critica meno appetibile per il grande fornitore. Mi presento in rete, creo una centrale d'acquisti o addirittura creo magari un polo logistico se laddove le aziende dal punto di vista territoriale lo consentissero, e allora faccio dei risparmi dal punto di vista dei costi della logistica o costi di acquisto. Questa è un'altra cosa molto tipica, il marchio di rete. Ci sono delle aziende che sono nate con l'intento di localizzarsi in maniera particolare, oppure creare un marchio specifico più forte, perché evidentemente come singola azienda non sono in grado di affermarsi come marchio, ma come filiera di aziende, come rete di impresa, invece possono creare un marchio. Perché quello che non vi ho detto prima, che la rete può anche dotarsi di un marchio di rete o di una denominazione della rete, come per esempio ha fatto la Resbo, e queste sono queste imprese dell'automotive, sono fornitori, diciamo, di molte aziende famose, tra cui anche un concorrente di Gaggio di Agosta, che si sono messi insieme e hanno creato un marchio, che perché ormai la rete è conosciuta come Resbo, non è più conosciuta come singola azienda, diciamo, ecco. Implementare un progetto di commercializzazione condiviso da più partner, ovviamente, in cui ognuno apporta il proprio know-how o la propria specificità alla rete. Addirittura in questo caso si può addirittura arrivare ad essere fornitori ed acquirenti, ognuno, cioè venditori e acquirenti della stessa rete. Quindi immaginate chi nella filiera deve acquistare da un fornitore e poi deve rivendere, no? Quindi è nello stesso tempo acquirente e fornitore. Diciamo che attraverso la rete tutto il valore aggiunto di questa movimentazione rimane all'interno della rete. E c'è anche un discorso molto pratico, che è quello che è successo in Risbo, che diventando ognuno dei fornitori reciproci, che succede che nessuno ha messo poi un markup aggiuntivo sulla propria fornitura, perché non ha senso mettere un markup aggiuntivo sulla propria rete, cioè se io faccio parte della rete non è che metto un markup sopra, e quindi il costo finale poi che va all'acquirente finale è più basso, oltre ad avere dei vantaggi in termini di coordinamento di qualità. Per cui è un po' l'acqua calda, però effettivamente funziona. Poi ci sono cose un po' più semplici, che sono sempre collegate al trasferimento di know-how, per cui scambiarsi informazioni commerciali, condividere delle strategie commerciali, e poi, per ultimo, perché lo approfondiremo, accrescere il merito creditorio e il rating nei confronti del mondo bancario, e non ultimo accedere anche agli strumenti di finanza agevolata che effettivamente stanno nascendo a favore delle reti, a dimostrazione che effettivamente c'è un'attenzione in qualche maniera, anche a livello in qualche maniera istituzionale, rispetto al fenomeno delle reti. Vi dico subito che per quanto riguarda crescere il merito creditorio,
prima di passare a questo argomento faccio solo un piccolo accenno. Volevo solo accennare al fatto che dal punto di vista del merito creditorio io ho fatto una sorta di scouting di mercato tra quelle che sono oggi le offerte dei vari istituti bancari, e il fatto che oggi non ci sia nessun istituto bancario a rappresentare la cosa, sinceramente mi rende più libero da potervi fare una panoramica, diciamo, se vogliamo, più asettica possibile, perché è chiaro che ci sono alcuni istituti che effettivamente stanno creando degli strumenti ad hoc per la rete, altri che magari sono un po' indietro su questo tipo di cose. È ovvio che voglio darvi comunque un messaggio di cautela, nel senso che il merito creditorio si aumenta a ricorrere di una serie di condizioni, per cui non è che è automatico che se io faccio la rete divento più appetibile per la banca. Se faccio la rete, se la rete ha determinate caratteristiche, posso diventare più appetibile per la banca, altrimenti non divento più appetibile per la banca. Ecco, questo, da questo punto di vista voglio segnalarvela come warning, ecco, per essere chiari. Voglio solo fare un passaggio prima di entrare all'accesso al credito sul discorso fino adesso, almeno tutte diciamo anche tutti i convegni in qualche maniera di cui ho analizzato gli atti, si è sempre parlato molto della rete per le piccole e medie imprese. Ma non si è mai parlato del fatto che la rete in realtà potrebbe essere uno strumento molto importante anche per la grande impresa. Voi sapete che molte grandi imprese hanno una serie di subfornitori che gravitano intorno alla grande impresa, e allora le grandi imprese dovrebbero, diciamo, vedere questo fenomeno eventualmente aggregativo delle piccole imprese o dei suoi propri subfornitori in rete, dovrebbe vederlo con favore e non con preoccupazione. Perché dovrebbe vederlo con favore e non con preoccupazione? Io non so se qui ci sono anche rappresentanti di grandi imprese, però voglio mandare dei messaggi. E poi lo dico da persona che ha lavorato come legale d'azienda di grandi imprese in cui aveva una grande rete di subfornitori. E vi posso assicurare che in alcuni casi, se la grande impresa si potesse trovare di fronte un soggetto unico, fidelizzato, con determinate caratteristiche, che potesse fare da interfaccia per la grande impresa, piuttosto che dover, come dire, parcellizzare le fatiche della grande impresa e interfacciarsi con tutti i suoi fornitori, ci sarebbe dei vantaggi enormi. Allora, quali sono i vantaggi enormi? Innanzitutto, prima di tutto, c'è un vantaggio finanziario, che non è banale, perché è chiaro che io in quel caso vado a confrontarmi con grande impresa non con un soggetto piccolino, con poco fatturato, che magari ha delle difficoltà grosse di accesso al credito, no? E quindi, conseguentemente, siccome io sono una grande impresa e come voi sapete ci sono delle responsabilità insolite della grande impresa nei confronti dei suoi fornitori, se io lavoro con una piccola impresa che ha delle difficoltà, automaticamente mi devo preoccupare. Poter lavorare con un'impresa che è anche in rete, cioè che se i suoi fornitori fossero in rete, significa che avrebbero una serie di paracadute reciproci che, tra virgolette, garantirebbero meglio anche la grande impresa, per essere chiari. Perché è evidente che se io lavoro con piccoli soffornitori, con fatturati bassi, con piccoli, sono evidentemente molto più dipendenti da me. E questo è un discorso. Dopodiché c'è un discorso prettamente di qualità, e qui mi collego al discorso dell'introduction. È evidente che io, che di solito la grande azienda fa molta fatica a coordinare anche dal punto di vista qualitativo tanti soffornitori, mentre viceversa, se ci fosse una rete che si autocoordinasse, ed è quello che è successo in alcuni casi, per esempio con la Resbo ha per esempio dato dei vantaggi molto forti in termini di qualità ai propri committenti, quindi si è presentato sul mercato anche da questo punto di vista con questo vantaggio competitivo. È ovvio che io dal punto di vista dell'azienda, della grande azienda, sono ben contento di avere anche qualcuno che mi coordina sui fornitori e mi fa trovare, diciamo, dei processi comuni di qualità con degli standard comuni di qualità. E soprattutto nei processi a flusso continuo di cui parlava il dottor Ferrari, sarebbe secondo me molto importante avere una rete piuttosto che tanti piccoli fornitori. Poi c'è un discorso prettamente pratico, e qui mi rivolgo magari soprattutto ai direttori amministrativi e finanziari delle aziende. Gestisco le fatture, la fatturazione, quindi i problemi, diciamo, finanziari ce l'ho solo con un soggetto, con la capogruppo della rete, non con tante soggette superate. Posso anche chiedere paradossalmente una sola fattura, mi fattura sempre solo la capogruppo. Immaginate anche questo come riduzione dei costi di workload che ci potrebbe essere, ma banalmente, però queste cose banali sono quelle che le aziende devono prendere in considerazione secondo me. Oltre al discorso che posso anche concordare a quel punto delle forme di pagamento flessibili, cioè è ovvio che se io mi presento dalla banca e sostanzialmente chiedo di cedere il pacchetto come dire, dei miei subfornitori
tanti separati ho una risposta, ma magari se vado dall'istituto finanziario e gli chiedo di cedere le fatture che ho nei confronti della rete, la massa critica è diversa, potrei avere dei vantaggi anche da questo punto di vista, cioè le risposte del mondo finanziario potrebbero essere diverse. E poi abbiamo detto, c'è un discorso anche di costo finale del prodotto. Se soprattutto nelle filiere di rete, dove praticamente ognuno è in qualche maniera fornitore dell'altro all'interno della rete, elimino il markup che ognuno inserisce nella rete e quindi il costo finale che io vado a ottenere come grande impresa dovrebbe essere più basso. Okay? Questi sono dati aggiornati, contratto di rete, questa è una fotografia di qual è lo stato delle reti nelle varie regioni, questi sono i numeri dei contratti di rete, sono aggiornati dal 30 marzo 2012, la fonte sono rete impresa, quindi un camere, e quindi vedete che più o meno a macchia di leopardo il contratto di rete sta trovando applicazione un po' tutta Italia, è ovvio che ci sono delle punte di eccellenza, sicuramente l'Emilia spicca, la Toscana spicca, anche la Lombardia e poi un pochino a ruota le imprese del centro-sud. Attualmente, per i dati che appunto io ho raccolto, si tratterebbe di 214 contratti di rete che coinvolgono 1.065 imprese per un totale di circa 26.000 dipendenti. Comunque insomma, sta diventando una cosa abbastanza interessante. Vabbè, queste ve la trovate. Ecco, vorrei parlare dell'esperienza di Racebo, di Resbo, anzi. Sì. Sì. Ok. Ok. Vado. Velocissimo. Sì, anche se quello poi magari lo possiamo affrontare anche in tavola rotonda. Allora, per quanto riguarda l'esperienza di Resbo, allora, Bologna, sono nati nel maggio 2010, inizialmente erano 3 anni, poi sono diventati un contratto a tempo indeterminato, è stato il primo contratto di rete in Italia, sono 12 aziende manufatturiere con circa 600 dipendenti, un fatturato di 110 milioni di euro e sono fondamentalmente i subfornitori del settore dell'automotive, nei diversi comparti della meccanica. Qual era il programma di rete? Condividere informazioni commerciali, condividere una strategia commerciale sulle reti, individuare nuove opportunità di mercato, programmare una riduzione dei costi fissi generali degli aderenti alla rete e applicare standard di elevata qualità e costi sempre più competitivi. L'organo comune hanno costituito un CDA della rete, che è rappresentato poi da un soggetto, che coordina le varie attività di rete. Non c'è un'azienda capofila per tutte le stagioni, loro hanno preferito, a seconda della singola commessa, nominare di volta in volta un'azienda capofila, a seconda anche del tipo di cliente che hanno di fronte, perché probabilmente un aderente alla rete può avere, diciamo, come dire, un appeal più importante rispetto a un cliente piuttosto che ad altri, per cui a seconda di chi è, diciamo, più diciamo, forte nei rapporti con il cliente finale, hanno scelto, scelgono di volta in volta come capofila quell'azienda o quel rappresentante. Qual è il miglioramento? Dal punto di vista finanziario dei ricavi, hanno fatto ricavi dal 20 al 40% in più di ricavi rispetto a quanto facevano come imprese singole. Quindi questi sono dati. E l'altra cosa importante, ogni impresa è diventata acquirente e fornitrice dell'altra e quindi hanno potuto fornire ai loro clienti, hanno preso molti clienti perché sono riusciti a fare un costo finale più competitivo. In più hanno aumentato il fatturato di ricavi. Ecco, un'altra cosa importante, attenzione a fare reti in cui ci sono aziende che hanno dimensioni particolarmente differenti, perché bisogna, diciamo, più o meno avere per dipendente, per un fatturato più o meno la stessa soglia, perché è evidente che la piccola azienda o la grande azienda che vuole mettersi in una rete poi in qualche maniera può essere penalizzata o avvantaggiata su alcune dinamiche e quindi chiaramente può, tra virgolette, essere un fattore disgregante della rete stessa. Per cui diciamo che ci vuole essere una omogeneità perché la rete funzioni. Non va più avanti, che è successo? Non sono sbagliato. Ecco, un'altra cosa. L'organo comune, almeno per l'esperienza Resbo, è meglio che sia rappresentato piuttosto che da un professionista esterno, da qualcuno che conosce molto bene il mercato e che è riconosciuto come leader dal basso dagli altri aderenti alla rete, perché altrimenti i problemi conflittuali interni possono diventare pesanti da gestire. Aziende in fase di passaggio generazionale. Ecco, immaginate, sapete che ci sono tante aziende che hanno problemi di trapasso generazionale, padri, figli, cosa c'è. Ecco, la rete, se tante aziende
per tempo avessero pensato al contratto di rete, probabilmente oggi sarebbero ancora in piedi o non avrebbero problemi del passaggio generazionale, perché diciamo l'impresa in una rete avrebbe avuto un supporto in termini di know-how o semplicemente anche banalmente il supporto di consigli dagli altri imprenditori in rete, per cui sarebbe stato in qualche maniera il passaggio generazionale facilitato. Per cui io su questo credo molto, e il presidente di questa rete mi ha confermato che ha visto tante aziende che, se avessero avuto diciamo in qualche maniera l'illuminazione di fare una rete, probabilmente non sarebbero finite male nel passaggio generazionale. E visto che purtroppo in Italia il passaggio generazionale delle reti, soprattutto nelle piccole e medie imprese, è forte, è una cosa secondo me molto importante da sottolineare. E questa è una cosa fondamentale. Prima di fidanzarsi con qualcuno bisogna conoscere, bisogna sapere chi sono i genitori, la famiglia, chi frequenta, gli amici, no? Allora, qui è la stessa cosa, solo che dal punto di vista aziendale bisogna capire con chi mi fidanzo, per cui bisogna fare, ahimè, una due diligence preventiva del potenziale partner, perché altrimenti si rischiano brutte sorprese. È evidente che rispetto ad altri fenomeni in cui io mi devo fondere con un'altra azienda o devo costituire un consorzio, la rete mi agevola, nel senso che mi dà poi la possibilità di uscire dalla rete più agevolmente, però comunque una due diligence preventiva va fatta, va conosciuto il partner. Messaggio finale, direi che la rete è sicuramente uno strumento per molte aziende italiane, soprattutto per piccole e medie imprese, ma non per tutti, nel senso che non deve essere, siccome anche sul come si parla della LIN, adesso c'è un po' la moda di parlare della rete, ecco, io quello, il messaggio che voglio dire, voglio dare è benissimo, la rete approfondiamola, però non è la panacea di tutti i mali, e soprattutto cerchiamo di capire bene se si attaglia alla nostra esigenza, perché altrimenti si rischia di far fare a dei consulenti, cioè anche in questo caso non, cioè mi tolgo il lavoro da solo, però voglio dire è inutile, perché poi alla fine si hanno anche degli effetti dei boomerang, no? Perché cioè, se io per forza voglio costringere un'azienda, consiglio un'azienda a fare una rete quando non ci sono i presupposti, non faccio bene l'azienda. Per cui è una cosa da valutare, sicuramente è uno strumento in più che il legislatore italiano finalmente ci ha dato. Valutiamolo con attenzione, perché ci sono tante opportunità, però dobbiamo valutarlo bene e soprattutto bisogna farsi assistere bene, perché non è così semplice come può sembrare in prima battuta. Ecco, questo è l'altro messaggio che voglio dare. E poi ci sono banalmente delle cose pratiche. Abbiamo detto innanzitutto la rete ha, però questi non devono essere dei motivi per fare la rete, ecco, questo voglio dire, io ne parlo come ultimo argomento, perché l'agevolazione fiscale, la finanza agevolata non devono essere il motivo trainante per fare una rete, perché altrimenti la rete non funziona, ci deve essere a monte comunque una volontà vera di fare qualcosa insieme. Poi è chiaro che se c'è la finanza agevolata, c'è un contributo a fondo perduto o delle agevolazioni fiscali, perché no? Però non deve essere quello il driver, se il driver è quello la rete è già fallita in partenza secondo me. Detto questo, agevolazioni fiscali, ci sono delle agevolazioni solo se la rete innanzitutto costituisce un fondo patrimoniale, abbiamo detto che il fondo patrimoniale è una cosa eventuale, è un elemento accidentale del contratto di rete. Se però io faccio una rete, tutti ormai le rete fatti comunque il fondo l'hanno costituito, se costituisco un fondo, il fondo che faccio può avere delle agevolazioni fiscali, che sono, devo chiaramente destinare una specifica riserva, quei contributi che io conferisco alla rete, al fondo della rete, ok? Dopodiché posso avere un'agevolazione che può arrivare a 1 milione di euro per ciascuna impresa, per ciascun periodo d'imposta, ok? Però poi vediamo questo limite come si, diciamo, concretamente si esplica. In pratica è un'agevolazione che è una variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi, quindi IRPEF e IRES, ma non ai fini dell'IRAP, quindi non abbatte la base imponibile IRAP, e deve essere fruita, può essere fruita in sede di saldo, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, che generalmente viene fatto a maggio dell'anno successivo. C'è chiaramente l'erario ha stabilito chiaramente dei limiti per alimentare questi crediti, queste agevolazioni. I limiti sono per il 2012, visto che dobbiamo guardare in avanti, di 14 milioni di euro. E purtroppo vi dico che siccome le reti sono molto aumentate, questi 14 milioni di euro significa che di fatto quello che si può, la torta da spartire si è ridotta molto, per cui oggi l'agevolazione fiscale è a un fatto credito d'imposta 100 è al 10%. Queste sono le informazioni che io ho acquisito, per cui diciamo che questo non è il driver, come vi ribadisco, per fare la rete d'impresa.
Vediamo invece l'accesso al credito. Allora, l'accesso al credito, perché invece dal punto di vista dell'accesso al credito la rete è sicuramente un valore aggiunto? Abbiamo detto che per la banca, ma questo per un fatto oggettivo, la rete non è un soggetto giuridico autonomo, non ha autonomia patrimoniale perfetta, abbiamo detto, quindi non ha un proprio merito creditorio, ok? Quindi non è che c'è un merito di rete, questo voglio dire. Però che cosa fa la banca? Valuta la qualità del contratto di rete e quello che la rete fa per implementarlo poi, il contratto di rete. E quindi cosa fa? Applica un coefficiente migliorativo rispetto al rating che la singola impresa, la rete, ha per applicare il merito creditorio a quell'impresa. Per cui se te impresa oggi ti do 10 come merito creditorio, se tu ti metti in rete e io banca valuto la qualità del contratto di rete come positiva, posso aumentare il merito creditorio per questo coefficiente aggiuntivo che si aggiunge al merito creditorio che tu hai come singola azienda. Quindi il merito creditorio è dato dal coefficiente dei rating dei singoli aderenti più il valore aggiunto che il contratto di rete apporta agli aderenti di rete. Quindi la banca valuta se effettivamente il fatto che quell'impresa ha aderito alla rete porta un valore aggiunto alla singola rete, alla singola azienda aderente alla rete. Fa questa valutazione. Quindi se per ipotesi io faccio un contratto di rete fittizio che in realtà non apporta nessun valore aggiunto, la banca non mi dà nessun merito creditorio aggiuntivo. Ok? Domanda? Posso fare una domanda? Sì. Per chi nella banca ricerca di più questo valore aggiunto? Cioè, non rispetto a una filiale dove le competenze... Ecco, questo è il problema fondamentale, che per il momento nelle filiali c'è purtroppo scarsa preparazione, per cui il problema è che purtroppo per il momento tutte le decisioni sulle reti vengono un po' accentrate a livello centrale e quindi c'è un problema di tempistica di valutazione, perché è chiaro che se tu accentri la valutazione a livello della sede, della filiale, ma della sede dove ci sono le persone che hanno le competenze per fare questa valutazione, il tempo si allunga. Per cui uno dei problemi infatti che oggi si hanno per effettivamente riscontrare un merito creditorio aggiuntivo per la rete è che le banche stanno ancora decidendo questo a livello centrale. Quindi fino a che le banche non avranno educato le singole filiali a che cos'è il contratto di rete e applicare una serie di regole che vengono date sopra, è un problema. Per quello prima vi dicevo, non è tutto oro quello che luccica, ecco, per essere chiari. Però in linea di massima il discorso c'è. Perché? Perché poi il miglioramento del rating effettivamente vale su tutte le linee di credito che io ho come azienda. E questo può tradursi, poi lo vediamo. Quindi chiaramente c'è tutto e questa è una cosa importante che vi voglio dire. Siccome il processo di rating cosa fa? È una valutazione qualitativa dei conti economici dei singoli aziende di rete. Quindi cosa viene fatto? Viene analizzato il conto economico della singola impresa in funzione della rete. È ovvio che se la rete non ha delle implicazioni pratiche sul conto economico, cioè se io non vedo che facendo la rete ho abbassato i costi, ho dei ricavi aggiuntivi, ho una condivisione di investimenti che quindi creano per la banca potenziale mercato aggiuntivo e quindi fatturato, è ovvio che se non ho riflesso queste cose che sono scritte nel programma comune, non le vedo riflesso nei conti economici delle singole aziende aderenti alla rete, è evidente che per la banca il fatto che mi sono messo in rete non vale niente. Quindi il processo di rating si divide in due fasi fondamentalmente, il rating della rete, abbiamo detto il rating delle singole aziende, ma se il rating della singola azienda non beneficia praticamente del fatto di essere rete, il merito creditorio io non lo miglioro e quindi devo fare la rete, la devo fare in maniera seria. Quindi quali sono i vantaggi, i valori fondamentali del rating? Sono effettivamente i vantaggi economici che le imprese possono ricevere dalla rete, quindi fatturato aggiuntivo, nuovi mercati, credibilità, coerenza, fattibilità e sostenibilità del business plan. Abbiamo parlato e quindi ci deve essere un business plan che effettivamente stia in piedi di rete. E solidità del contratto di rete. Se il contratto di rete già ha delle pecche, nel senso che non riflette tutta una serie di fattori che la banca va a verificare, automaticamente non ho il valore aggiuntivo. Quindi, business plan e modello di valutazione del contesto strategico economico della rete, fondamentale. Esplicita definizione delle finalità di rete, business plan di rete in cui c'è l'input della singola azienda, il raffronto della singola azienda e la rete, il complessivo rete con dettaglio del voce, e dopodiché chiaramente c'è tutta una serie di questionari qualitativi a cui devo fondamentalmente rispondere prima di presentarmi alla banca. Ok?
A questo punto, la luce verde quando l'avrò? Se avrò un effettivo apporto di valore aggiunto al soggetto richiedente. Siccome questa abbiamo detto il titolo dell'evento del valore aggiunto, e poiché abbiamo parlato di tutta una serie di cose che servono per creare valore aggiunto, la rete è una di queste, ma probabilmente combinata con tutta un'altra serie di fattori. Quindi se io ho un limitato apporto al valore aggiunto del soggetto richiedente, oppure apporto di valore solo di alcuni, o addirittura nessuno apporto valore, allora avrò la luce rossa sicura. Luce gialla, nel senso che la banca probabilmente mi chiederà ulteriori sforzi di condivisione del mio programma. Luce verde solo se effettivamente riscontro nei fatti, nei numeri, nel conto economico, nel business plan, una sostanza. Questo l'abbiamo già detto, quindi rating della singola azienda più corretto del coefficiente di miglioramento della rating della rete. Questo coefficiente di miglioramento di solito, almeno guardando le offerte delle aziende che stanno sul mercato, delle banche, varia da uno 0,5 a 2 punti di rating su una scala da 1 a 9. Non è poco, non è nemmeno tantissimo, però ha comunque un impatto. Dopodiché è evidente, viene applicata a tutte le linee di credito in essere del partecipante alla rete, per cui c'è anche un effetto benefico sulla rete, sul singolo aderente alla rete, e in alcuni casi viene promesso una riduzione dello spread potenziale tra il 15 e il 30% rispetto allo spread applicato alle linee di affidamento che la singola impresa aderente alla rete avrebbe. Quindi, domanda: contratto di rete automaticamente miglior rating? No. Il processo non è automatico. Il processo non è automatico, occorre lavorare assolutamente sulle informazioni qualitative per far emergere il valore del contratto di rete, perché bisogna far capire all'azienda che con la rete si suppliscono a carenze dimensionali e si trasferisce sulla singola impresa dei vantaggi competitivi a cui altrimenti la rete non avrebbe beneficiato, per cui sinergie, risorse aggiuntive, valore aggiunto a differenziante, know-how aggiuntivo e quant'altro. E qui mi fermo. E quindi, per il momento, grazie.